perché ha meritato il primo premio ex aequo e ha vinto il premio della critica. Si tratta di Tommaso Fichele con il brano Nella tana del coniglio. Eccolo. Dei ricordi che per inseguirli c'è bisogno d'essere rapidi, senza pensare a cosa ottieni o cosa perdi. Io vorrei essere della misura giusta, da mantenere spalancata la mia mente, cercare di essere una persona onesta, che sbaglia tanto ma mi resta indifferente. Voglio diventare grande, voglio decidere ogni passo in questa mia breve esistenza. Voglio avere tutto o niente, niente che non richieda tutta la pazienza. Non voglio poi sentirmi piccolo, pensare dietro i sogni che vanno lontano e che si infilano in porte così infinitesime da far passare solamente la mia mano. Io vorrei essere della misura giusta per imparare anche se mi sento saggio, per dare voce a quel che sento nella testa e dare timore e cuore per ogni mio viaggio. E vorrei davvero fare del mio meglio e dare fondo a tutto quanto mio coraggio, uscire fuori dalla tana del coniglio, perché restare soli se sarebbe peggio. Dentro me del mio essere sprofonda, chiudo questi inutili spazi che nessuno abita più, queste catene non hanno più forza per tenermi ancora giù. Non troppo grande ma neppure piccolo, scegliere la dimensione giusta che mi faccia vivere le mie emozioni senza limiti e che mi faccia dire quando serve e basta. Io vorrei essere della misura giusta per imparare anche se mi sento saggio, per dare voce a quel che sento nella testa e dare timone e cuore per ogni mio viaggio. E vorrei davvero fare del mio meglio e dare fondo a tutto quanto mio coraggio, uscire fuori dalla tana del coniglio, perché restare soli se sarebbe peggio. Successo, tipo uno come Pieraccioni che era ancora uno un ragazzino. Se anche Ilaria sul palco. Vieni Ilaria, vieni. Grazie. E quindi grazie. Proponiti e vai così perché c'è una bella personalità. Grazie mille. Complimenti, allora. Anche a lei una voce straordinaria, Non per me, ma devo dire che il mondo delle donne cantanti è ancora più duro di quello degli uomini, perché forse le donne sono di più che ci provano.
E gli uomini come al solito, no? Di solito ci provano gli uomini, pensate. Invece no, no, io volevo dire un'altra cosa. Comunque, è arrivato il momento di avere i vostri award, allora, cioè intanto... i vostri premi. E abbiamo per questo il nostro presidente artistico, Sandro Giacobbe, che qui finalmente... Eccolo qua. Da pari devi insignire questi giovani e augurar loro tutto... il successo luminoso che meritano. E intanto diciamo anche quello che quelli che sono i premi. Allora, prima classificata ex aequo e vincitrice del premio miglior testo, nonché del premio assegnato ex aequo come miglior interprete, Ilaria Isabelli, eccola qua, con il brano Dopo di te. Mentre il primo classificato ex aequo e vincitore del premio della critica, Tommaso Fichele, con il brano Nella tana del coniglio, eccolo qua. E cioè è una doppietta. Quindi sì. E questo lo se prendo, vuoi te lo prendo, prendo io. Prego, 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 se prego. Poi vuoi dire le tue emozioni, io puoi farlo in simultanea. Diciamo che sono tante, perché comunque è stato un percorso seguito da persone comunque veramente eccezionali. Posso fare un nome magari, non so, Paolo Sensidoni, Stefania Travato, che sono persone comunque davvero vi siete speciali. Sentiti a vostro agio, insomma. Tantissimo. È molto importante per l'arte. E sentiamo anche una battuta. Ecco, no, mi associo semplicemente a quello che ha detto Tommaso. Hai fatto bene. Bene, allora, efficace. Grazie mille, grazie per la vostra arte. Targhe? Targhe, basta? Targhe, se vuoi la macchina, no, il volante, quella... la casa... quelle... no? Ci sono le telecamere. Spostare, voglio andare a targhe. Sì. No, allora, così. Grazie ancora. Allora, diciamolo all'americana per augurarvi un successo internazionale. Break a leg, cioè rompetevi la gamba, dicono così. Io no, so no, no, fare. Per carità, ma no, no, si no, dice così in America per augurare il successo. Break a leg. Va bene, complimenti, grazie ancora. Siamo arrivati alla fine. Siamo al collegamento internet. Diciamolo che siamo ancora su internet. No, appunto, no, on n'a pas fait un salut à les amis qui nous suivent de tout le monde, alors on peut parler un peu.